Finita la parte elettronica, vi devo parlare dei comportamenti del robot, quindi concretamente cosa fa. Prima vi faccio vedere un documento con delle grafiche e poi ovviamente vi mostrerò il robot in azione in un video. Eccoci, veniamo ai comportamenti. Il robot, diciamo, è stato fatto per un progetto europeo l'anno scorso e doveva, diventare una sorta di animale domestico, una specie di Tamagotchi fisico, in grado di sviluppare nel giocatore quesiti attorno alla risposta del robot a determinate situazioni di gioco e generare idee di confronto con meccanismi noti, ad esempio il comportamento di un vero cucciolo animale in determinate situazioni della vita. Quindi, di fatto lui, almeno come lo vedrete nel video, poi ovviamente è riprogrammabile, è dotato di tre comportamenti di base: un comportamento di caccia o di attacco, un comportamento dove invece di essere cacciatore è preda, quindi un comportamento di fuga. È un comportamento di disinteresse, che nel codice è chiamato space lover, quindi di amante dello spazio. Semplicemente lui vaga dove trova uno spazio aperto abbastanza grande, dove insomma i suoi sensori non rilevano ostacoli. Lui cerca di andare in quella direzione e cammina e vaga. Il comportamento di attacco, quindi dove il robot si comporta come un cacciatore, nel codice vedrete che è scritto Hunter, consiste nell'avvicinamento che appena lui rileva qualcosa con gli occhietti oppure con i sensori si orienta in quella direzione e cerca di seguire quella preda, in quanto lui si comporta appunto come un cacciatore. Viceversa, quando si comporta come una preda, quando sente un qualcosa, tende a fuggire, a divincolarsi, diciamo di base sta fermo, ma se sente qualcosa tenderà a fuggire e ad allontanarsi da quello stimolo che potrebbe essere appunto un cacciatore. Lui, comportandosi da preda, fugge. Viceversa, nel disinteresse, diciamo il robot non, di base non sta fermo, si muove e semplicemente evita un qualcosa che si pone fra lui e la sua passeggiata disinteressata. La cosa interessante è che il giocatore assiste e osserva con attenzione il comportamento del robot. Il robot, avvisando con un suono, decide autonomamente di cambiare comportamento ogni 5 secondi, lo vedremo poi nel codice. Il giocatore in qualche modo può dare un rinforzo al comportamento che gradisce, diciamo l'utente, se vede che in quel momento il robot si sta comportando, che ne so, da cacciatore e vuole rinforzare quel comportamento, preme il tasto che ha sul dorso, il pulsante che ha sul dorso, e questo rinforzo piano piano aumenterà la probabilità che quel comportamento di caccia si ripresenti, perché all'inizio, quando il robot viene acceso, i tre comportamenti hanno la stessa probabilità di apparire, di venire fuori, diciamo, in base a un meccanismo casuale, partono dalla stessa probabilità, un terzo, un terzo, un terzo. Rinforzandone uno, con il premio, diciamo, la ricompensa di premere un pulsante, piano piano il robot ne farà prevalere un altro, con un meccanismo in qualche modo di apprendimento con rinforzo. La cosa interessante, e lo vediamo poi più tardi nel codice, è che ho inserito anche un meccanismo di oblio. Cioè, magari io rinforzo un comportamento, dopo un po' non lo voglio più rinforzare, quindi o semplicemente ne rinforzo gli altri due e quindi poi riporto le proporzioni, diciamo le percentuali di probabilità in pareggio, o posso anche semplicemente ignorare il robot e dopo un tot di cicli scatta un meccanismo di oblio dove poco a poco la percentuale più alta, quindi del comportamento che è stato più rinforzato, inizia piano piano a decadere e quindi a essere dimenticato piano piano, ciclo dopo ciclo.
Ok, questi sono i comportamenti, ma andiamo adesso a vedere il video. Ok? Quindi cambiamo finestra e partiamo col video. Ok, vediamo qui in azione proprio il comportamento Space Lover, dove il robot di base si muove e diciamo va verso gli spazi aperti evitando gli ostacoli. Qui diventa preda e mostra il meccanismo di fuga, vedete? Percepisce la minaccia della mia mano e cerca di divincolarsi. Di fatto lui starebbe fermo, ma appena sente un pericolo che si avvicina, reagisce e cerca di allontanarsi da quel pericolo. Ok? Ripeto, i comportamenti vengono fuori in maniera casuale ogni 5 secondi. Questo è il comportamento di caccia, vedete, percepisce la preda e la segue, poi ora è ritornato a fuga. Io ho dato un rinforzo al comportamento di caccia premendo, qui premo nuovamente e piano piano, come vedete, il comportamento di caccia diventa poi sempre più frequente. Questo non vuol dire che non compaiano poi casualmente gli altri comportamenti, semplicemente le percentuali, la probabilità si sposta a favore di caccia. Ok, prima di mostrarvi il codice, cerco di mostrarvi un po' il modello di programma. Questo è il modello preso dal libro, appunto, il primo che vi ho mostrato, Intelligenza Artificiale 23 progetti per microcontrollori. Questo in particolare è proprio l'esempio nell'ultimo capitolo, del penultimo, dove si parla appunto della Subsumption Architecture, cioè l'architettura a sussunzione, altrimenti chiamata nell'altro libro, cioè, o meglio, architettura che si usa in quella che si chiama la che chiamano nell'altro libro robotica basata sui comportamenti, behavior based robotics. Ok? Come funziona questa architettura? Che praticamente si creano vari moduli, vari stati che chiamiamo behavior. E questi possono essere arrangiati con vari livelli gerarchici. Ok? La gerarchia va dal basso verso l'alto. Quindi abbiamo qui i sensori sulla sinistra, abbiamo qui gli attuali. Quindi, nel caso del libro, dove ovviamente non c'era come esempio un robottino esattamente uguale al mio, c'era un po' diverso, però comunque aveva i sensori ultrasuoni. I whisker sensors sono i sensori a baffo che servono per sentire proprio fisicamente un ostacolo, quando il baffo tocca una superficie, insomma, si attiva il segnale, oppure i sensori infrarossi che ho usato anche io. Poi invece sulla destra ci sono gli attuatori, ovvero il controllo dei motori, e nel mezzo ci sono tutti i comportamenti, come vedete anche qui, comportamento di caccia, andare per spazi aperti, camminata casuale, rilevamento di un ostacolo, eccetera, eccetera. Questi comportamenti hanno un ordine gerarchico che va dal basso verso l'alto. Che cosa vuol dire? Che magari il robottino si sta muovendo, vedete, random walk casualmente, sta girovagando casualmente, ma quando scatta, per esempio, il comportamento di caccia, che è quello più in alto, di livello di competenza 2 rispetto al livello di competenza 1, questo comportamento, cioè la S significa sopprime sia quello sotto di andare per spazi aperti, e sopprime sia quello spazi aperti sia il comportamento di caccia, sopprimono il random walk, cioè hanno un livello di competenza e gerarchico più alto, quindi lo sopprimono e prendono il sopravvento sul comportamento che vediamo del nostro robot. Stessa cosa avviene un processo di inibizione sui sensori, cioè quando scatta il comportamento di caccia,
c'è un'inibizione proprio di quello che arriva dai sensori infrarossi, cioè quando caccia lui, il robottino, se ne frega assolutamente di che cosa rilevano gli infrarossi, entra in modalità caccia e diciamo non gli interessa più di tanto prendersi troppi rischi di andare a sbattere e si affida solamente ai sensori a baffo per evitare diciamo collisioni troppo pesanti. Ok, il modello è basato sui livelli gerarchici, appunto, che permettono di arrangiare proprio vari comportamenti e questi comportamenti si possono vicendevolmente condizionare, quindi uno può sopprimere l'altro, due comportamenti che magari hanno lo stesso livello gerarchico possono funzionare in parallelo e bilanciarsi, ok? Magari uno dice al robot di andare totalmente a sinistra, l'altro dice di andare totalmente a destra, avendo lo stesso livello gerarchico, alla fine il robot va a dritto, non va né a sinistra né a destra. Comunque vi consiglio di cercare, se cercate anche su Google, Subsumption Architecture, architettura e sussunzione, trovate anche, diciamo, la pubblicazione accademica originale di Rodney Brooks, da cui è stato, diciamo, da cui poi il libro ha creato un po' un tutorial. Poi magari lo inserirò nei link tra le risorse di questo video. Ok? Adesso andiamo a vedere, l'altra, diciamo, modello che ho utilizzato. Come ho detto all'inizio, ho fatto un po' un mix fra questo, il roulette wheel brain, che semplicemente è, diciamo, una distribuzione dinamica come dire, una distribuzione delle probabilità che è dinamica, che può variare durante l'interazione con il robot. Come fa a variare? Come si fa a passare, per esempio, dal grafico a torta di sinistra, dove A, B e C hanno un terzo, un terzo, un terzo di probabilità, a passare qui dove B e C quasi coprono il 50% delle probabilità, e con un meccanismo di rinforzo che è la tecnica un po' del reinforcement learning, a cui poi ho aggiunto diciamo, il meccanismo dell'oblio. Ok, quindi un po' mescolando questi tre modelli, ho fatto il codice del robot che ora vi mostro. Vi dico di già che, a differenza di quello che vedete qui, nonostante nel codice abbia previsto dei punti di ingresso per i segnali di soppressione e di inibizione, non ne ho fatto uso, quindi nel codice c'è, però non è stato utilizzato nel video che avete visto, perché di fatto i tre comportamenti space lover, Hunter e Prey, Preda, lavorano, diciamo, non è che uno prevale su quell'altro, semplicemente casualmente ne sbuca fuori uno, la prevalenza è solo data dalla probabilità, non c'è un livello gerarchico. Ve lo faccio vedere in queste altre immagini un attimo. Eccoci, ripartiamo dal più facile, che è il comportamento dove il robot si comporta come una preda, quindi fugge, e qui vedete che non ci sono appunto inibizioni e soppressioni, semplicemente i sensori a infrarossi, quindi quelli montati non sul frontale ma tutto intorno al robot, come dire, rilevano degli ostacoli, e quando li rilevano agiscono sul verso e sulla velocità del motore, dei motori anzi, e il sensore ultrasuoni, quindi gli occhietti, riescono anche a rilevare se l'oggetto è in movimento, quindi se in qualche modo l'oggetto, la distanza un po' cambia, quindi l'oggetto si sta muovendo, e anche loro si sovrappongono a quest'altra linea e anche loro agiscono sui motori senza inibizioni all'interno dei vari blocchi. Ok? Vi mostro l'altro modello dell'altro comportamento. Un attimo. Questo è il comportamento space lover, quindi dove il robot va per spazi aperti. Vedete che qui ho inserito una linea di inibizione, un po' per riprodurre quello che abbiamo visto nella scansione proprio del libro, cioè che quando scatta il comportamento spazi aperti,
Il robot se ne frega persino dei segnali che arrivano dai sensori a infrarossi, se ne frega del rilevamento ostacoli, ma come ho detto prima, in realtà l'ho concepita nel progetto, però questa linea di inibizione non l'ho usata nel video. Infatti avete visto che invece il robot, anche se andava per spazi aperti, quindi era in modalità space lover, percepiva comunque gli ostacoli, era proprio i primi secondi del video. Vi mostro il terzo comportamento, che è quello di vi mostro il terzo comportamento, che è quello di caccia. Eccolo. Eccolo. E in questo caso vedete qui c'è il comportamento appunto di cacciare oggetti in movimento. Cioè, rispetto a quello precedente c'è questa linea perché anche i sensori infrarossi, quindi quelli che sono intorno al robot, contribuiscono all'innesco di questo comportamento. Ok, quindi che cosa vuol dire? E qui in questo caso viene disattivata l'ostacolo, cioè il rilevamento dell'ostacolo, per il semplice motivo che quando il robot sente, per esempio, un qualcosa che si avvicina alla sua parte posteriore, come si vedeva nel video, dove ci sono montati tre sensori, uno centrale e due laterali, tenderà invece di fuggire, si gira in quella direzione, quindi non lo percepisce come ostacolo, non lo percepisce come ostacolo, lo percepisce, lo elabora come preda e quindi si gira in quella direzione. Ora, per non confondervi, quando prima vi ho detto che non ho usato meccanismi di inibizione e soppressione, intendevo dire che non ho usato meccanismi di inibizione e soppressione fra i tre comportamenti, quindi non è che il comportamento di caccia prevale su quello di preda oppure su quello di space lover. Diciamo che vanno tutti e tre, partono con la stessa percentuale. Ciò che determina il prevalere di uno è l'interazione, il rinforzo da parte dell'utente con il pulsante sul dorso del robot.